Hey, have you ever been so lost you can't be found? Like your feet are there but barely touch the ground. 'Cause I know I have. Hey, have you ever had those monsters in your head? Or your bridges burned from those you thought were friends? I know I have. They say that time is wasted on the youth, and you can try to find what's in the truth, or you can push and pull, you can fight with all that's left of you. Sono esperienze sempre entusiasmanti, qui siamo andati ben oltre la competizione sportiva, col sorriso dei ragazzi e con la loro gioia nel giocare insieme le abbiamo superate tutte e perché no, magari proviamo a vincerle non solo sul campo ma anche fuori. Quando abbiamo avuto l'opportunità di venire in contatto con questa organizzazione, lo Sport Senza Frontiere Onlus, ci è sembrato il partner ideale per poter realizzare concretamente qualcosa di importante, per rendere una testimonianza concreta. Ecco. L'idea è quella di realizzare dei progetti pilota in tutte le province italiane. I bambini di Sport Senza Frontiere sono migliorati da molti punti di vista, sia dall'aspetto tecnico per quanto concerne quindi proprio il badminton, il comportamento sul campo, il modo di comportarsi con gli altri, ma specialmente credo che hanno imparato che attraverso lo sport si può comunicare insieme e si può in qualche modo collaborare e trovare una forma di linguaggio che va oltre la parola stessa. Che cosa ti piace di più del badminton? Che giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. E mi aiuta a imparare l'italiano. Che giochiamo tutti insieme. Che ti piace di meno? Perdere. La storia che mi ha colpito di più direi che è quella di tre fratellini siriani profughi che sono venuti in Italia 3 mesi fa con i corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio. All'inizio quando sono arrivati non parlavano italiano per niente e avevamo anche delle volte difficoltà di comunicazione. Poi piano piano abbiamo visto il cambiamento, come loro stando in mezzo agli altri bambini hanno perso quella timidezza iniziale di stare in un paese nuovo. Si sono divertiti e sono stati un tutt'uno poi con il resto del gruppo, hanno fatto amicizia e questa è la cosa più importante.